Il peggior Natale che ho mai passato è quando mio nonno mi è venuto a trovare e a trascorrere il Natale con noi, perché si è ubriacato così tanto che ha incominciato a sbraitare e a sbattere tutto in aria. Fece cadere l'albero di Natale, buttò la maggior parte del mangiare a terra e come ciliegina sulla torta, visto che ero ubriaco e vecchio, si è cagato addosso. Sì, proprio cagato addosso. Ciao, sono Daniele Doesn't Matter e benvenuti ad una nuova puntata di Daniele Risponde! Tra 5 giorni è Natale e questo è il decimo anno che lo festeggiamo insieme. E come da tradizione natalizia, vi ho posto una domanda su Instagram. Gli anni passati vi ho chiesto cosa vorreste ricevere come regalo, qual è il regalo più brutto che avete ricevuto, eccetera, eccetera. Quest'anno la domanda che vi ho posto è: qual è stato il vostro Natale più brutto? E queste sono le vostre risposte. Penso che il Natale più brutto che passerò sarà questo. C'era in programma un grandissimo festone e alla fine passerò tutte le vacanze così. Che poi ti scrivo alle 4 e mezza del mattino, Daniele, perché questa roba fa un male bestia e non la sopporto. Ce l'ho solo da ieri. Beh, dai, mettici una bandana rossa e vedi che il Natale torna alle stelle. Natale di 2 anni fa, alla sera, quando i parenti se ne sono andati, mio papà ha annunciato che era stato licenziato. Caspita, terribile, però aspettare anche la sera di Natale per dirlo, cioè a sto punto, dillo a gennaio. A 6 anni ero dai miei nonni e l'albero di Natale ha preso fuoco. Io e mio fratello siamo scesi in strada in lacrime e i miei nonni si sono fatti 2 mesi di ospedale e io ho avuto la fobia del fuoco per 5 anni. Adesso invece appicchi incendi perché è passato tutto. Cioè, tra l'altro, tu e tuo fratello siete scappati e avete lasciato i nonni a cuocere. Natale dell'anno scorso. Io a Malaga con i miei genitori e i nonni e il mio moroso a casa sua a Madrid. La giornata inizia con una discussione pesante con mio nonno perché era in disaccordo sulla mia scelta di proseguire l'Erasmus in Spagna e che la mia facoltà non valeva niente. Iniziano i paragoni con i miei cugini e già così si era rovinato abbastanza il mood. La giornata passa e gli animi si rasserenano. Chiamo il mio ex moroso, il quale mi dice che ha l'influenza e non uscirà la sera. Tempo 2 ore, apro Instagram e vedo le storie del suo migliore amico che ritraevano il mio ex mentre si limonava con la sua amica. Quindi, oltre a sentirmi una merda per la discussione con mio nonno, ho assistito via Instagram alle mie corna. Pazzesco. Natale 2008, avevo 12 anni. Eravamo a pranzo a casa di una delle tante zie di mia madre. Stiamo giocando a tombola nel tardo pomeriggio. Sento qualche fitta alla pancia, ma non ci do peso. Penso di aver mangiato troppo. Dopo un po', visto che il fastidio continuava, vado in bagno accompagnato da mia sorella di 11 anni. Rosso, tanto rosso. Ci spaventiamo. Mia sorella corre a chiamare mamma. Mamma arriva, mi consola e calma, spiegandomi che sono diventata grande e che sono le mestruazioni. Che bel regalo di Natale che ti ha fatto il tuo corpo. Poi chiama la cugina per chiederle il necessario per cambiarmi. Torno in sala da pranzo e la prima zia mi abbraccia dicendomi che sono una bella signorina. Poi la seconda. Poi mamma mi passa il telefono dicendo che è la nonna che abitava molto lontana. Che strano, mi dico. Gli auguri me li ha fatti stamattina. Mi fa il discorso sull'essere grandi, signorine responsabili. Mamma aveva raccontato tutto a tutti. Ok, vuoi rimanere anonima, ma consiglio dal cuore, cambia famiglia. Il mio Natale peggiore è stato 2 anni fa, quando il compagno di mia zia ha iniziato a lodare il fascismo, a dire cose inventate e false a riguardo, e anche quando gli dimostravo che non era vero, negava semplicemente senza provare quello che diceva. E quindi niente, è stato un Natale celebrativo del duce. Direi che questo Natale li batta tutti. Casa di mio nonno. Partiamo tutti per andare al ristorante. Io e i miei nella nostra macchina, mio nonno nella sua macchina, mia zia e la mia cugina nella loro macchina. Mio nonno, che aveva un Jack Russell di nome Margot molto vivace, le intima di rimanere seduta mentre le macchine fanno manovra. Il cane, fedelissimo, nonostante fosse dietro la macchina di mia zia che stava facendo retromarcia, rimane immobile. Mio nonno ovviamente non si era accorto che fosse lì. E mia zia ci passa piena sopra con una ruota. Lì per lì sembrava star bene, non aver riportato lesioni, sembrava solo spaventata. Così mio nonno ci ha detto di andare comunque al ristorante. Mangiamo, torniamo e la cagnolina stava malissimo, non si alzava. Siamo tutti corsi dal veterinario e niente, abbiamo passato l'intero Natale in lacrime dal veterinario con la conclusione che la cagnolina è passata a miglior vita. Beh, ci sono quelle famiglie che ti regalano un cucciolo a Natale e quelle che invece te lo schiacciano. Periodo natalizio. Vado a dormire la prima volta a casa del mio ragazzo. La sera usciamo a bere e torniamo a casa abbastanza lesi. Vado in bagno, mi siedo sul gabinetto, mi viene un urto di vomito e faccio quello che dovevo fare senza alzarmi dal gabinetto, ma bensì nel lavandino che era appositamente messo davanti, intasandolo.
La storia andrebbe avanti, ma preferisco finirla qui. Io ovviamente, che sono sadico, gli ho chiesto di continuare. Ok, lo faccio solo per te. Intaso il lavandino e con uno spazzolino provo in tutti i modi a risolvere la situazione. Ma nulla, lo spazzolino del tuo ragazzo, immagino. Riprovo con un pettine. Niente. Chiamo il mio ragazzo, super in imbarazzo. Proviamo ancora insieme a fare qualcosa. Madonna, che schifo, cioè avete passato la notte di Natale a rimestare il vomito nel lavandino. Proviamo ancora insieme a fare qualcosa, ma niente. Lo lasciamo così. Eravamo parecchio ubriachi, ripeto. Ma la vera figura di merda è la mattina dopo, quando ci svegliamo e sua madre, dopo aver sistemato il casino, tutta preoccupata mi chiede se ero stata male durante la notte. No, è una cosa che faccio sempre. Non mi ricordo neanche che stronzata mi sia inventata. Il tutto accadde circa 6 anni fa. Avevo 16 anni. Ma il Natale più brutto l'ho passato a 8 anni con i pidocchi e una cuffia in testa per non contagiare i parenti. Sì, tra vomito e pidocchi ti dai la pazza gioia, eh. Il Natale più brutto della mia vita l'ho passato 2 anni fa. Eravamo al pranzo di Natale con tutta la mia famiglia e già di prima mattina non mi sentivo benissimo. Appena ci sedemmo, arrivò tutta la carrellata di antipasti e già da lì iniziai ad avere un po' quel senso di vomito che incombeva. Mia zia e mia nonna mi fecero strafogare di cibo e appena arrivati i cappelletti ne mangiai 2 e vomitai nel piatto. E da lì ci fu una catena di vomito, perché partì mio cugino e poi mio fratello e infine mio padre. Fu orribile, ma anche divertente, perché sembrava tipo una scena di un film. Avevo circa 6-7 anni ed ero con tutta la mia famiglia al cenone di Natale. Io ho sempre avuto una digestione lenta e per questo se mi muovevo troppo vomitavo subito. Ecco, dopo aver mangiato tutto, inizio a muovermi per il salotto. Dopo un po' di minuti vomito sul pavimento e per metà sul divano di mia nonna. Nelle vostre famiglie lo spirito natalizio si misura in quantità di vomito. Festeggiavamo la vigilia di Capodanno a casa di un'amica. Verso le 3 del mattino esordì sua madre dicendo: se non sapete reggere l'alcol, tornate a casa vostra. Fu in quel preciso momento che vomitai in mezzo al salotto e scivolai sul mio vomito. Sì, ma che madre è che dice una cosa del genere a delle ragazzine, se non sapete reggere l'alcol? Pranzo con i parenti, classica tavolata da 20 persone. La notte avevo dormito poco perché ero reduce da una serata con amici. Era morta da pochi giorni la nonna da parte di mia cugina di 8 anni. Nella mia totale innocenza e deficienza le chiedo come sta la nonna. Lei mi risponde con un tono acido: beh, è morta! Seguì un silenzio di tomba di almeno 10 secondi lunghissimi. Questa figuraccia non è mia, ma di mio padre. Anni fa era assessore in comune. Di conseguenza, persone della città lo conoscevano, senza magari che lui riconoscesse loro. Allora, un anno sotto Natale, stavamo passeggiando per strada. Una macchina accosta e dal finestrino il guidatore urla: buon Natale! Mio padre si avvicina alla macchina ed, entrando per bene, per quanto potesse con il finestrino abbassato, stringe la mano all'uomo. Buon Natale anche a lei! Attimo di esitazione, poi il guidatore di nuovo. In realtà io dicevo a quello dietro di lei, comunque buon Natale. Anni 19. Nella mia famiglia non si usa festeggiare il Natale, quindi la ragazza che frequentavo mi chiese di passarlo con lei. 24 sera mi scrive un sms dicendo: nessuno in casa, ti aspetto. Con la velocità di un furetto mi fiondo da lei, metto un nastrino rosso sul mio pene eretto davanti alla porta aspettando che apra. Ovviamente aprì la madre dicendo: sorpresa! Scoprì così che si fa festa anche la vigilia. L'anno scorso, il 24 dicembre, la mia ragazza viene a farmi gli auguri. Io le faccio notare che gli auguri si fanno il 25, non il 24. Lei, nera in faccia come la pece, mi risponde: gli auguri sono per il nostro anniversario di fidanzamento. State ancora insieme? Avevo 19 anni ed ero a casa di parenti con zii e cugini. Avevo aperto in anticipo il mio regalo, i Lego. Arrivato il momento dello scartaggio dei pacchi, mio cugino di 8 anni non trovava il suo regalo. Lo avevo aperto io. La parte divertente è nel mentre che scartavano i pacchi, io ero sul tavolo di fianco ad assemblare i Lego. All'improvviso tutti si girarono verso di me. Prima di cambiare lavoro, ad un cliente abbastanza in là con gli anni gli dissi: buone feste e buon anno, e le auguro anche il meglio perché non so se ci rivedremo l'anno prossimo. Pranzo di Natale di non so quale anno, ero piccola. Mia nonna aveva preparato un buonissimo dolce al mascarpone e mi ero ingozzata. Ad un certo punto la pancia ha iniziato a brontolare e ho fatto una scorreggia loffa. Sono corsa in bagno a cagare. Sei una principessa comunque, anche nel racconto. Sono corsa in bagno a cagare e quando sono tornata ho visto una bellissima macchia marrone sulla sedia bianca. È così che ho scoperto di essere intollerante al lattosio. Ciao Dani, la mia più grande figura di merda durante le vacanze di Natale è stata a casa dei miei zii. Prendendo il regalo e pensando fosse quello di mio fratello, mi ritrovo una confezione di carta igienica con la faccia di Donald Trump e una tazza con la sua bellissima faccia. Io me ne esco con una risata isterica dicendo a mio fratello: che bel regalo di merda. Poi ho letto il biglietto sulla quale c'era scritto:
con affetto dai tuoi zii burloni. Non mi scorderò mai il Natale di 8 anni fa. Avevo 10 anni e mentre tutti i miei cugini scartavano i regali donati da mia zia, d'altronde tutti belli, arriva il mio. Un puzzle di 10.000 pezzi del Duomo di Milano. Preso dalla rabbia, lo buttai davanti ai suoi occhi, nel camino, esclamando: ma che schifo è! Inutile dire che mi sono beccato una punizione di 2 settimane. Ah, e mia zia da quel giorno mi evita. Una volta, mi pare fosse il 2013, mia zia mi diede un regalo per Natale e la scatola era grande, quindi pensavo fosse qualcosa di figo. Apro il pacco e cosa c'era? Un box pieno di libri di chimica e cose sull'astronomia. E tipo, io gli ho risposto malissimo. La figura di merda? I libri erano del compagno di mia zia. I libri erano del compagno di mia zia. E quindi, siccome è un uomo molto sensibile, scoppiò a piangere e tutti mi guardarono male. Cenone di Natale con tutta la famiglia. Vado in bagno per stappare la bottiglia di spumante. Se non fosse che il telefono era collegato alla cassa Bluetooth. Inutile dire che l'happy ending non c'è stato. Aver scambiato il regalo di mia cuginetta di 8 anni con quello di un mio amico. Il 25 dicembre, anziché l'era glaciale, si è ritrovato sotto l'albero il cofanetto di Nymphomaniac volume 1 e 2. Director Scott. Accadde tutto 10 anni fa. Purtroppo ricordo tutto ancora bene. Spesso io ero costretta a badare ai miei cuginetti più piccoli, così che non dessero troppo intralcio durante i preparativi per il cenone di Natale. Così decisi di tenerli a bada con la scusante che se avessero fatto i bravi gli avrei fatto conoscere Babbo Natale. Loro si acquietarono e per premiarli li portai in salotto. I miei zii volevano che nessuno entrasse lì, ma era proprio in salotto che avevano un enorme pupazzo di Babbo Natale quasi ad altezza uomo. Era elettronico. Se premevi un pulsante nascosto, avrebbe iniziato a cantare e a ballare. Feci sedere tutti i miei cuginetti sulle poltroncine e una volta premuto il pulsante, gli dissi che potevano scoprirsi gli occhi. Beh, non capisco ancora come sia potuto succedere, ma una volta premuto il pulsante, il pupazzo disse "Buon Natale", getto di fumo, poi scintille e prese fuoco. I miei cuginetti iniziarono a piangere e ad urlare. I miei genitori e i miei zii arrivarono subito e spensero tra urla e sgomenta le fiamme del pupazzo. Per fortuna nulla venne danneggiato, ma i miei cugini non smettevano di piangere. I miei genitori e i miei zii non smettevano di urlarmi contro. Io, che mortificato, dissi che avevo solo premuto un pulsante e nulla più e che non potevo immaginare che accadesse tutto quel macello. Poi mio padre si accorse che il pupazzo era collegato ad una ciabatta stracolma di fili e pertanto accusò i miei zii di essere stati incauti. I miei zii accusarono loro di avere un figlio irresponsabile e finirono per litigare. Insomma, per concludere, la notte della vigilia feci litigare tutti i miei parenti e da quel giorno i miei cuginetti svilupparono una vera e propria fobia verso l'immagine di Babbo Natale. Primo ciclo. Non sapevo bene come gestire la situazione ed ero in vacanza nel paese di mio padre, a 4 ore da casa mia. Andiamo a cena da un suo amico, con la moglie e la bambina piccola. Vado in bagno e avevo fatto un disastro. Non avevo niente per cambiarmi, quindi ho messo un po' di carta tra le mutande e i pantaloni per evitare che si macchiassero. Inutile dirti che la carta è caduta in mezzo alla sala da pranzo e la bambina ha cominciato a urlare che c'era un fazzoletto pieno di sangue in terra, facendolo notare a tutti e rischiando di essere malmenata dalla sottoscritta, già viola in viso. Buone feste. Pranzo di Natale in mezzo ai parenti. Mio padre e la sua compagna Serena arrivano e si siedono a tavola. Io dico a mio padre: papà, ma che camicia di merda ti sei messo? Almeno a Natale vestiti elegante. Mio padre risponde: me l'ha regalata Serena. Lei mi odia, ovviamente. Ma qua dietro non c'era un caminetto. E voi che state guardando questo video, qual è stato il vostro Natale più brutto? Raccontatemelo in un commento qua sotto e non là sopra, perché là sopra c'è un Natale pieno di vomito. Questo è l'ultimo video del venerdì dell'anno, ma non l'ultimo video dell'anno. Quindi ci vediamo domenica sul mio secondo canale dedicato al gaming con una nuova serie che inizieremo proprio questa domenica alle 18. Martedì con l'ultimo Daniele fa cose dell'anno e martedì 31 dicembre con il 2019 in pochi minuti. Sono Daniele Doesn't Matter, se il video non è piaciuto, magnima. Vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California, e al prossimo video.